Dunque, noi cambiamo argomento e vi ricordiamo che domani si celebrerà la giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, un tema molto importante che sta a cuore davvero a tutti noi di Mattina 9. In tale occasione saranno tanti gli eventi che mirano a sensibilizzare su questo tema molto delicato e che probabilmente ha ancora poca attenzione da parte delle istituzioni o probabilmente poca attenzione anche da parte di tutti noi. In questo senso l'associazione Cascina Blu Onlus ha deciso di lanciare una serie di progetti. Di questo e molto altro ne parleremo con i nostri ospiti. Il piacere di dare il buongiorno a Marco Elviri, buongiorno Marco. Buongiorno. E a Luisa Di Biagio, buongiorno, a Luisa Di Biagio, rispettivamente presidente e vicepresidente Cascina Blu Onlus. Buongiorno, grazie. Grazie. Dunque Elviri, io comincerei con lei e a ricordare per l'appunto che domani ricorre la giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo. In programma ci sono tantissimi eventi, tantissimi progetti, ma soprattutto numerosissime attività educative che collegano l'assistenza all'inserimento del mondo del lavoro di persone autistiche. Allora, esatto, intanto io vi ricordo, mi ripresento un attimo, innanzitutto vi ringrazio di averci rinvitato, perché è la seconda volta che ci incontriamo. Sono Marco Elviri, presidente di Cascina Blu, fondatore e anche presidente di Tenuta Vegezio, cooperativa sociale. Nella realtà, allora, la cosa importante, innanzitutto siamo in un momento strano perché comunque tutto quello che viene fatto non può essere fatto in presenza e quindi questo limita un po' tutto. L'emergenza ci ha costretto come tutti a cambiare un attimo continuamente, però noi diciamo che ci manteniamo forti, tentiamo comunque di continuare la nostra attività realizzando progetti dei quali comunque siamo orgogliosi, progetti che coinvolgono tutti i soggetti fragili. Quindi con noi può esserci chiunque, può venire chiunque, siamo aperti a tutti quanti. Addirittura determinati progetti, di cui adesso ne parlerà anche Luisa, hanno registrato in Italia veramente primati. Il nostro interesse è profondissimo perché io principalmente sono genitore, Luisa è persona autistica, è genitore ed è una professionista specializzata nel settore. Insieme sentiamo una grossa responsabilità relativa a tutto il mondo dell'autismo. Oltretutto sentiamo una responsabilità forte nei confronti delle famiglie e dei loro figli e dei ragazzi tutti. Una grande responsabilità Di Biagio, ecco, innanzitutto volevo precisare che è nostro piacere, ecco, portare ad una ulteriore sensibilizzazione di questo tema nelle case del nostro pubblico televisivo. Detto questo, Di Biagio, ecco, qual è il valore delle giornate, di quelle che avremo per l'appunto domani, servono ad offrire un momento di seria riflessione? Grazie, io mi associo ai ringraziamenti di Marco perché siamo davvero contenti quando viene riconosciuta l'importanza di quello che facciamo. Domani noi lottiamo affinché non sia un semplice rito come per dire ok, oggi ci ricordiamo dell'autismo. Noi vorremmo invece che l'autismo fosse così come lo è per le famiglie che sono direttamente coinvolte. E mi è piaciuta tantissimo, ho ascoltato l'intervista che ha preceduto il nostro intervento. Mi è piaciuto molto il messaggio di resilienza dell'aspetto positivo della scrittura come conseguenza del lockdown. E mi piace anche unito musica e letteratura, ed è fantastico perché è quello che facciamo anche noi e stiamo facendo anche noi, cioè portare l'autismo nella quotidianità fuori dalla medicalizzazione significa anche questo. Attraverso l'esperienza di mio figlio che ha subito bullismo ed è questo vissuto terribile assieme ad altre esperienze negative, grazie alla letteratura e a un sistema di supporto,
è nato un progetto enorme che è diventato una serie di libri, perché siamo già alla seconda pubblicazione, siamo al secondo concorso e abbiamo con Ipertesto, che è una realtà napoletana che opera in tutta Italia, un ente di formazione accreditato, abbiamo realizzato con la casa editrice Creativa un corso per la didattica inclusiva a 360 gradi. Pensate, un corso gratuito accreditato al MIUR, sostenuto dalla casa editrice, da Cascina Blu, e realizzato grazie. L'importanza terapeutica della scrittura, e non solo, perché ecco, per sensibilizzare innanzi a questo tema, il 9 aprile sarà disponibile una canzone che si chiama Una storia dark, autore tra l'altro è Alessio Ventura, per un brano che lui insomma ha scritto ispirandosi alla raccolta di Teste di Zucca di Filippo Di Biagio, ed è per l'appunto, ricordiamo, un ragazzino autistico di 12 anni che attraverso questi brevi racconti horror ha ricostruito in maniera ineccepibile il mondo che lo circonda. Se siete d'accordo, io vedrei il brano, ascoltiamolo insieme, sì, e poi ritorniamo in studio. Ascoltiamolo insieme. A tra pochissimo, vediamolo insieme. I mostri qui si ammazzano a parole, anche quando troppo spesso la frase non mi viene. È tutto un equilibrio di capriole sulla lingua nella testa, mi scoppia un temporale. In braccio ero sfacciato il mio violino, lo punterò sul mondo e farò fuoco per dimostrare a tutti che ci sarò. Nonostante mi dispiaccia, io ci suono. Nel mio mondo capovolto, dove sono il solo re, gira tutto come voglio, come piace a me. Faccio cose, invento gente, anche se nessuno sa che un esercito di zombie tiene scacco la città. Motore azione, check. Scrivo un'altra storia dark. Tutto sulla mia buffa. Tutti quanti via dal set. Nel buio fitto ho messo le radici, adesso tiro le paure come fossi a Luna Park, tra granchi mastodontici e nemici che ora strisciano nei muri, tra finzione e verità. Impugnerò arrogante la mia spada, l'inchiostro giuro non vi darà tregua, per dimostrare a tutti che ci sono. Qui stretti tra le righe io vi inchiodo. Nel mio mondo capovolto, dove sono il solo re, gira tutto come voglio, come piace a me. Faccio cose, invento gente, anche se nessuno sa che un esercito di zombie tiene scacco la città. Motore azione,
Scrivo la mia storia Dark, un video bellissimo anche per l'animazione che, di cui abbiamo avuto modo di godere. Tra l'altro, ecco, delle frasi dette in maniera molto sapientemente, motore, azione, Chuck, io con la scrittura vi inchiodo. Che esperienza è stata di viaggio per Filippo avvicinarsi al mondo della scrittura? Ricordiamo, un ragazzo autistico, dislessico, disortografico e anche discalculico, avvicinarsi alla scrittura. Allora, è stato... che era proprio un elemento per lui di grande complessità, e arrivare a desiderare talmente tanto, comunicare quello che aveva dentro attraverso la parola scritta, è stata una spinta motivazione che oggi la sua discalculia è compensata clinicamente. Beh, complimenti, una vera e propria inclusione, il Viri, perché tra l'altro ricordiamo e lo vogliamo precisare, c'è proprio un bando al concorso Teste di Zucca 2, quindi un bando per l'iscrizione a tale concorso dedicato per l'appunto agli scrittori emergenti, una occasione di cultura, di valori, di accoglienza e di arricchimento veramente a 360 gradi. I termini scadono il 31 maggio? 31 maggio, allora, sì. Prego, il Viri. Abbiamo prorogato. Sì. Allora, resto sempre in tema, purtroppo il Covid ci costringe a modificarci sempre in ogni momento, quindi ci sono sempre ritardi, i lavori vengono anche fatti in gruppo, quindi la classe intera propone il suo testo da pubblicare, quindi i tempi si dilatano, allora noi ci stiamo anche un poco appresso. Però il termine è quello, ma sicuramente è prorogato, e quindi ci sarà la possibilità comunque per tutti. Poi sul sito troveranno assolutamente tutte le caratteristiche, i tempi, le scadenze, tutto quello che serve. Di viaggio abbiamo cascinoonlus.it, ve lo ricordate. La grande novità è che gli scrittori, per l'arte, ma l'arte scritta, la letteratura, ma anche vuole partecipare attraverso opere come dipinti, disegni e quant'altro, per favore cerchi il bando sul sito della casa editrice di Sensi Creativa Edizioni. La stessa è tra 2 mesi, 31 maggio, quindi siamo contentissimi. Un saluto e un proposito di viaggio, abbiamo 30 secondi di tempo. Sì. Un saluto a chi? A tutti coloro che ascoltano, che domani penseranno a noi, che possano farlo tutti i giorni con grande serenità e attenzione, ma leggera. Ecco. Grazie davvero, complimenti per tutti i progetti, le iniziative e questi progetti di inserimento lavorativo concreto per le persone autistiche che state portando avanti. Complimentissimi, grazie a Marco Elvidi e Luisa Di Biagio, rispettivamente presidente e vicepresidente Cascina Blu Onlus. Buona rinascita. Un abbraccio davvero a tutti voi, complimentissimi di cuore, davvero. Grazie. Grazie mille. Dunque, grazie. Grazie, noi ci ritroviamo subito dopo la pubblicità e restate con noi perché ci saranno le pillole di nutrizione in compagnia della dottoressa Silvana Di Martino. Restate con Mattia 9. A tra pochissimo, pubblicità.